Sì, come diceva lei, io ringrazio innanzitutto il Presidente che mi dà la possibilità di dare delle risposte a cui l'altra volta non siamo riusciti perché non siamo riusciti a concludere in quanto c'era una seduta della Camera. Questa terza audizione mi dà la possibilità proprio di fare anche un aggiornamento breve sulla situazione che abbiamo avuto in questo periodo, su quella che sono stati i flussi migratori che durante l'estate ci hanno visto particolarmente impegnati. Come sia importante anche per questo comitato Schengen che proprio con la presenza del Presidente è andato in Sicilia e come rammentava lo stesso Presidente è andato anche in Sardegna per visitare le strutture di accoglienza dell'isola. Quindi capisco che c'è una particolare sensibilità su questi temi. Un esame del fenomeno non può essere però affrontato se non avendo riguardo anche dai fattori negativi derivanti dall'impatto del Covid-19 e delle difficoltà accresciute in questo periodo dei paesi dai quali proviene la maggior parte dei migranti. Inizio dalla Libia, dove si è verificata un'intensificazione della guerra civile che ha interessato, come è noto, sia Tripoli che Sirte, ha provocato, secondo fonti delle Nazioni Unite, un elevato numero di sfollati e ciò ha inevitabilmente influito sul fenomeno migratorio perché i migranti provenienti dalla Libia, sbarcati in Italia nel corso dell'anno, sono circa 9.139, pari a circa il 40% del totale alla data del 23 settembre 2023, e a fronte dei 23.273 arrivati dall'inizio dell'anno. Anche dalla Tunisia è entrata una condizione di instabilità dopo le ultime elezioni del 2019. Il paese ha attraversato una crisi politica di lungo corso che si è conclusa da poco con la costituzione di un governo a guida, un governo tecnico, il primo governo tecnico della Tunisia, con il capo del governo, l'ex ministro dell'interno Mecici, e alla crisi politica poi si è aggiunta anche una rilevante crisi economica e finanziaria con una riduzione notevolissima del prodotto interno lordo. Dal 1 settembre 2019, quindi dall'inizio poi della crisi politica in Tunisia, al 1 settembre sono sbarcati circa 9.200 tunisini sul nostro territorio, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente erano poco più di 2.600. Da ultimo noi notiamo anche un sensibile incremento degli arrivi dall'Algeria, infatti dal 1 gennaio al 23 settembre sono giunte 1.052 persone di nazionalità algerina a fronte dei 600 dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi il quadro internazionale si è presentato nel 2020 molto più complesso e ciò ovviamente non può che avere delle ripercussioni sul fenomeno migratorio. A questi elementi di complessità vanno aggiunti gli effetti della pandemia da Covid che ha comportato una serie di adattamenti anche logistici nella gestione dei migranti. Io salto tutta la parte che vi ho già raccontato l'altra volta del soggetto attuatore, di quello che è stato fatto. Vado soltanto alle navi che nel frattempo sono aumentate e quindi abbiamo attualmente proprio per la quarantena dei migranti, vengono utilizzate 5 navi e attualmente su queste navi alla data del 22 settembre sono presenti 2.238 persone.
Oltre poi ovviamente che strutture che ci sono sul territorio, abbiamo 14 strutture proprio che vengono utilizzate per l'applicazione delle misure di prevenzione anti-Covid. Poi abbiamo diverse aree adibite alla quarantena in altri centri governativi con un totale di 3.000 posti. Vorrei dire che le procedure che hanno comportato a termine della quarantena una redistribuzione sul territorio nazionale di coloro che erano in isolamento fiduciario in Sicilia sono state circa 8.000 unità che sono state distribuite a termine quarantena sul territorio nazionale. E quindi volevo dire che in relazione appunto ai problemi dell'immigrazione che sono caratterizzati per loro natura da particolari complessità, che vengono anche condizionati da, come abbiamo detto prima, da fattori geopolitici, noi ci siamo mossi su lungo tre direttrici che sono iniziative in ambito europeo, accordi bilaterali di cooperazione con i paesi di origine. Per quanto riguarda le iniziative europee, e di ieri l'abbiamo letto tutti, è stata la presentazione da parte della Presidente von der Leyen di una nuova governance europea della gestione delle migrazioni. Si tratta di un primo step atteso da anni, con il quale si avvierà fin dall'8 di ottobre il Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Europa una fase cruciale di negoziazione per la riforma della strategia complessiva migratoria dell'Unione Europea. Devo dire che da una primissima analisi dei documenti che abbiamo avuto in questi giorni, ci sembra di cogliere da una parte alcuni elementi di discontinuità rispetto alle proposte degli anni scorsi, anche se devo rilevare che non c'è quel superamento degli accordi di Dublino, quel netto superamento auspicato da noi con forza e che rimetteremo poi al tavolo delle trattative che inizieranno, come abbiamo detto, l'8 ottobre. Noi porteremo avanti le nostre proposte chiedendo appunto il superamento completo dell'attuale sistema che ruota intorno alla responsabilità dello Stato di primo ingresso e che non può essere ulteriormente gravato da procedure complesse di frontiera e oneri di gestione difficilmente sopportabili. Poi abbiamo l'altro punto su cui abbiamo prestato attenzione, sono le relazioni bilaterali con la Libia, la Tunisia, l'Algeria, territori che attraversano, come ho detto, una fase complessa politica. Noi il 17 agosto, già io una prima volta il 27 di luglio mi sono recata in Tunisia quando ancora non c'era il governo, era stato semplicemente incaricato l'attuale capo del governo e la visita è stata successiva a quella del 17 di agosto, dove siamo andati con il ministro degli esteri e con i commissari europei proprio per rafforzare i capisaldi della politica italiana e europea verso quel paese. E devo dire che sin dalla visita del 27 di luglio, l'impegno preso era quello di iniziare nuovamente con i voli di rimpatrio nell'ordine numerico precedente al lockdown ed effettivamente dal 1° agosto abbiamo avuto l'inizio con 40, 2 voli a settimana, 40 persone ciascuno e ad oggi noi ce l'abbiamo il dato complessivo, abbiamo rimpatriato in Tunisia circa 900, 718 persone.
Devo dire che anche in Algeria è stato condiviso l'impegno all'attuazione di nuovi modelli operativi, soprattutto per le procedure di rimpatrio, per cui adesso verrà attivato il comitato di monitoraggio dell'accordo per procedere con procedure più celeri e soprattutto efficienti per quanto riguarda il riconoscimento di coloro che devono essere rimpatriati da parte delle autorità consolari. Hanno anche, proprio per venire incontro alle nostre esigenze, hanno assicurato l'invio di una task force che dovrà proprio operare su questo fronte. Ritornando un attimo anche alla Tunisia, volevo dire che l'impegno che aveva preso con me il capo del governo incaricato, ora capo del governo effettivo, Micici, ci hanno dato una possibilità di prevedere dei voli aggiuntivi a quelli che già ci sono attualmente per un maggior rimpatrio possibile, quindi al di là dei numeri su cui c'è l'accordo, che gli accordi sono due voli a settimana, 40 unità ciascuno, dei voli aggiuntivi da attuare secondo principi di massima flessibilità come abbiamo chiesto noi. E devo dire che questo impegno preso quando ancora non c'era il governo, appena costituito il governo, è stato mantenuto e quindi da ottobre partiranno anche voli aggiuntivi oltre quelli già previsti. Per quanto riguarda il traffico all'attività di contrasto al traffico di migranti, ricordo che ci sta l'operazione Temis che è coordinata dal Ministero dell'Interno con l'agenzia Frontex, che si tratta di un'operazione finalizzata alla sorveglianza delle coste, nel pattugliamento congiunto del Mediterraneo centrale, e sono già incontri in corso, incontri bilaterali con l'agenzia Frontex per la redazione di un nuovo piano operativo a decorre dal febbraio 2021. Vado sempre velocemente perché vi ho già detto degli sbarchi. Ecco, diciamo che questi sono gli aggiornamenti. Abbiamo detto che circa abbiamo trasferito, quelli che abbiamo trasferito, 8.400 persone sul territorio nazionale, quindi sono andati via dalla Sicilia. Abbiamo poi, in occasione degli imbarchi di migranti dall'hotspot sulle navi quarantena, voglio rassicurare che è stato adottato un dispositivo di vigilanza con l'ausilio di unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e di reparti delle forze di polizia. Quindi l'impegno su Lampedusa è stato costante e tra oggi e domani dovrebbe essere svuotato completamente l'hotspot di Lampedusa. Perché ovviamente vorrei spiegare come avviene, perché quando arrivano noi tendiamo a non farli ad attendere che ci sia il termine delle quarantene che si svolgono sulle navi che noi abbiamo preso e quindi entro tra stasera e domani tutti quanti potranno trovare collocazione in quelle che sono le strutture, le navi che abbiamo nell'isola. Per quanto riguarda anche la rotta balcanica, perché a questo punto vedo che era una domanda che veniva svolta, quindi lo dico fin dall'inizio, allora vorrei dire che dall'inizio dell'anno fino al 21 di settembre al confine italo-sloveno risultavano rintracciati 3.369 migranti irregolari a fronte di 2.745 dello stesso periodo del 2019. Tuttavia, e questo è importante, le riammissioni verso la Slovenia, in applicazione dell'accordo che abbiamo fin dal 1996, sono più che quadruplicate, tant'è vero che dal 1 gennaio al 21 settembre sono state effettuate 962 riammissioni a fronte di 250 nell'analogo periodo dell'anno precedente. Ne segnalo anche che abbiamo inviato una task force
composta da personale di polizia di frontiera che supporterà l'azione delle forze di polizia lungo la fascia confinaria, soprattutto per la ricerca degli elementi probatori necessari per procedere alla riammissione in Slovenia. È stata poi rafforzata la sorveglianza sul confine nord-orientale con la predisposizione di controlli sulle autostrade e sulle strade statali 54 e 56. Tengo ad aprire una parentesi, io sono andata a Trieste per un incontro con i sindaci del territorio della regione che erano interessati da queste problematiche di arrivi tramite la rotta balcanica. Era stata segnalata questa difficoltà sulle strade statali 54 e 56 e regolarmente noi abbiamo proceduto a mandare questa task force per cui che sta dando i suoi risultati. Vorrei anche dire che avevo preso l'impegno di mandare ulteriori militari per un numero di 50 unità su Udine, impegno mantenuto perché il 18 sono arrivati 50 militari che sono andati a unirsi a quelli che erano già presenti nel territorio del Friuli, e vale a dire 100 a Gorizia, 180 a Trieste e ora Udine ne ha 95 con un totale di 375 unità su tutta la regione. Sotto il profilo investigativo, questo credo che può anche interessare, la Polizia di Frontiera ha svolto un'azione di contrasto, sono state arrestate 22 persone con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quindi che poi per quanto riguarda la Sardegna, se vogliamo parlare della Sardegna, anche se l'avevo detto, ma insomma lo ridico, gli sbarchi in Sardegna non sono ovviamente un numero elevatissimo, perché parliamo di circa 1000 sbarchi nell'arco di tutto l'anno, quindi se confrontiamo tutto quello che avviene dalle altre parti del territorio, quelli che arrivano dalla Tunisia, e quindi è molto più complesso. Però vorrei dire che sono stati attuati degli gruppi di lavoro, tavoli di coordinamento nell'ambito a livello regionale, nell'ambito delle quali le prefetture di Nuoro e Oristano hanno assicurato la disponibilità di ulteriori strutture funzionali all'alleggerimento del CAS di Monastir, che alla data del 22 settembre ospita circa 200 migranti. A seguito di alcune criticità registrate nella struttura, con delle danneggiamenti, tentativi di fuga dei soggetti ospiti, si è intervenuto con il rafforzamento delle difese passive, sono stati alzati dei muri, e con il rafforzamento del personale delle forze di polizia come per la vigilanza. Abbiamo detto che al fine di velocizzare le procedure sanitarie anche per l'effettuazione dei tamponi, questo al fine di procedere poi all'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio, la Prefettura di Cagliari con l'autorità sanitaria locale ha condiviso un vademecum operativo che consentirà di velocizzare le operazioni. Vengo anche all'altro aspetto che lei mi aveva segnalato. Tra l'altro poi in Sardegna abbiamo anche il CPR, il Centro per il Rimpatrio, che attualmente ha 50 ospiti, però si stanno facendo dei lavori per arrivare a 100 unità complessive. Vengo anche all'omicidio di Como, così poi se ci sono altre domande, almeno ad alcune ho già risposto.
La Lancurdi, vogliamo chiudere prima la Lancurdi, così chiudiamo la questione immigrazione. Allora, per quanto riguarda la Lancurdi, riassumo un attimo come sono andate come è andata la questione. Allora, la Lancurdi ha chiesto una prima volta il POS il 19 di scorso, di settembre, a cui non abbiamo dato risposta perché, come vi dicevo in precedenza, noi nel frattempo verifichiamo dove eventualmente collocarli, cosa che non avevamo situazioni idonee sulle navi, perché stavano per terminare le quarantene. Ieri loro si sono avviati verso la Francia, l'avete letto anche voi dalle ANSA, perché l'abbiamo letto anche noi, fino a quando poi stamattina, ieri sera tardi, stamattina, hanno chiesto, perché il mare è molto mosso e quindi c'era il pericolo, c'era il rischio proprio per coloro che erano stati, perché la nave non credo che sia assolutamente adeguata a sopportare un mare molto mosso, hanno chiesto di entrare in rada ad Arbatax, cioè man mano loro si stavano avvicinando alla Sardegna, e fino a quando poi sono arrivati vicino Arbatax hanno chiesto rifugio nella rada di Arbatax. Noi abbiamo dato il rifugio assolutamente, perché il rispetto della vita umana per noi, per tutti noi, viene come primo elemento. Nel frattempo però noi abbiamo sentito anche i paesi europei che hanno dato la disponibilità a prenderseli tutti, tranne 25 che dovrebbero rimanere in Italia. Quindi per il momento il porto noi non l'abbiamo dato, perché i porti sono chiusi, quindi noi ci sta sempre il famoso provvedimento che abbiamo fatto a più firme come ministri, però certamente se la situazione peggiora così, nel senso che per vari giorni non potranno prendere il mare, quindi verrà dato la possibilità di sbarcare, sapendo non nel porto con le soluzioni, trovando soluzioni alternative, ben sapendo che pur facendo i 14 giorni di quarantena verranno immediatamente dislocati altrove, fermo restando che, ripeto, 25 soltanto rimarranno sul territorio nazionale. Questo è quello che vi dovevo dire. Per quanto riguarda Como, l'omicidio di Como è stato davvero un atto efferato. E allora qua parliamo di un uomo che è uno straniero di nazionalità tunisina, che è irregolare sul nostro territorio, in cui ha fatto ingresso nel 1993. Nel 96 è stato identificato ed è stato destinatario di un provvedimento di espulsione del prefetto di Como. Però, dopo alcune espulsioni, il giudice di pace, arriviamo ad ultimo in data, perché poi in tutto questo la prefettura di Como nel 2008 ha revocato l'espulsione, perché lo straniero aveva nel frattempo contratto matrimonio con una donna italiana e aveva ottenuto un permesso di soggiorno con validità di 2 anni. Rinnovato più volte per motivi di famiglia, poi nel 2014 è stato notificato alla persona il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, che poi è stato annullato, quindi abbiamo fatto il provvedimento di espulsione, è stato annullato dal giudice di pace nel 2017. Ultimamente, nel 2018, è stato nuovamente espulso ed è stato questa volta convalidato dal giudice di pace di Como, a cui però non ha ottemperato. Quindi parliamo del 2018. È stato espulso nuovamente l'8 di aprile 2020.
ma no, ne è stato disposto l'accompagnamento coatto alla frontiera e quindi a causa dell'emergenza Covid, perché ricordiamoci che era il momento che si sono bloccati poi tutti i voli, anche quelli di rimpatrio. E quindi è stato come persona è stato ovviamente denunciato, condannato in precedenza per altri reati, ma non è mai emerso, diciamo, come figura particolarmente pericolosa da un punto di vista della sicurezza nazionale. Ecco, questo non si è mai manifestato, tant'è che è sconosciuto in tutte le banche dati. Ecco. E quindi questa è la questione. Mi sono segnato un po' tutto. Allora, l'onorevole che è andato via di Muro, ma può essere che di interesse di tutti, quindi faccio la risposta comunque. Mi chiedeva delle caserme, se è vero che noi stiamo cercando delle caserme, che abbiamo fatto delle note ai prefetti. È stata fatta la richiesta di caserme per un motivo ben chiaro, che è quello di utilizzare strutture, diciamo, riparate come possono essere le navi in Sicilia, strutture sul territorio per poter far fare la quarantena in questo periodo di emergenza fino al 15 di ottobre, poi vedremo se lo stato di emergenza terminerà o andrà avanti, questo lo vedremo secondo la curva del Covid. Quindi la finalità era quella. Perché ci sembrava che una struttura tipo caserma potesse garantire le necessarie misure di contenimento, perché anche per come sono strutturate potevano consentire, come lo facciamo sulle navi, dei reparti, dei ponti Covid e dei ponti che invece sono per quelli che hanno il tampone negativo, perché ogni volta che noi mandiamo sulle navi e così con altre strutture, noi facciamo il tampone, cioè appena arrivano a Lampedusa e prima di farli salire sulla nave, proprio per fare la differenziazione, per evitare poi che si crei una propagazione del virus. Quindi la finalità delle caserme era quello. Per quanto riguarda Ventimiglia, proseguo, Ventimiglia è stato chiuso, ovvero il Parco Roia, perché è stato valutato in sede locale tra il sindaco, il prefetto che ovviamente ha partecipato e coordinato gli incontri, che non ci fosse una situazione di particolare sensibilità. Quindi fermo restando che ovviamente ci stanno facendo dei controlli anche con la polizia ferroviaria per quanto riguarda i treni che ci sono, e là stiamo impegnandoci molto su questi aspetti. Per quanto riguarda le zone rosse, e l'onorevole Perconti, che ha avuto modo anche di incontrare proprio con riferimento alla Sicilia, le zone rosse a Palermo, Covid, perché in effetti il problema esiste, perché in quella struttura che lei ha richiamato hanno avuto, che non c'entra niente con i migranti, vorrei dire, quindi per chiarire, qua non c'entrano gli arrivi, gli sbarchi, è una struttura che diciamo, è stanziale là, dove c'è sta questa persona che raccoglie, non so se è un sacerdote o meno, ecco, che raccoglie i senza tetto, coloro che si trovano in situazioni di necessità, che gestisce un poco tutto lui, perché mi sono informata, perché ha una sorta di gestione di questa struttura, e dove purtroppo anche lì si sono verificati casi di Covid, quindi hanno dovuto fare una zona protetta proprio per questo, perché casualmente, perché queste sono persone che possono entrare e uscire, non è che sono bloccate o che sono in quarantena, erano persone libere di muoversi. Vizzini,
Allora, Vizzini, voi sapete tutta la storia di Vizzini perché ne abbiamo parlato. Ormai siamo arrivati al 15 d'ottobre, quindi la questione delle navi ha fatto sì che è stata superata un po' Vizzini, perché per esempio, come vi dicevo poco fa, noi ogni volta che abbiamo degli sbarchi, ed è per quello che purtroppo può succedere, nonostante le polemiche che ci sono state in questo periodo, ma notevoli. Però devo dire che il problema che si pone è che la gestione dell'immigrazione è una gestione molto complessa, nel senso che noi dobbiamo anche curare, essere attenti a quella che è la parte sanitaria e soprattutto dare garanzie anche al territorio che non ci sia una propagazione, perché ripeto, non tutte le strutture sanitarie sono in grado poi di gestire situazioni complesse. Quindi veramente dobbiamo bloccare. Allora, l'utilizzo delle navi ha fatto sì che noi ogni volta che arrivavano a Lampedusa si liberano le navi e noi man mano mandiamo dentro, tant'è che nel giro di 2 o 3 giorni poi riusciamo a fare una pianificazione generale. Per esempio, tra oggi e domenica avremo tanti posti liberi, quindi voglio dire, si crea una situazione che ci rende abbastanza ottimisti che non utilizzeremo la Vizzini perché abbiamo queste strutture che se non ne arrivano ora, spero che nel prosieguo ci consentiranno di gestire la situazione con le strutture galleggianti che abbiamo. Veniamo per quanto riguarda poi la Sicilia, sempre, qua è stata fatta un'altra richiesta, dice avete mandato i militari lì a Udine e in Friuli, è vero, però anche 1.000 militari sono stati mandati in Sicilia negli ultimi mesi, parlo da luglio in poi, da luglio in poi. Poi diciamo, ne sono arrivati 400, prima l'avevamo integrato, proprio perché abbiamo voluto dimostrare un'attenzione particolare sul territorio, tant'è vero che attualmente ci sono 1.000 militari, di cui 500-480 mandati negli ultimi mesi, proprio in relazione ai flussi che ci sono stati. Poi Porto Empedocle. Allora, diciamo che Porto Empedocle rispetto, è vero, tutti i territori hanno avuto difficoltà nel corso di questo periodo estivo particolarmente difficile, per le motivazioni che abbiamo detto. Porto Empedocle ha dovuto sopportare soltanto il peso di quelli che arrivano, per esempio, a Lampedusa e che noi poi dobbiamo trasportare altrove e quindi transitano per Porto Empedocle. Diciamo che abbiamo anche tolto su richiesta della sindaca, c'era una nave in rada vuol dire che non si vede che poteva servire perché la nave a Lampedusa non ci può stare, perché se il mare è mosso, chi è che di quelle parti sa benissimo che il porto non consente alla nave di stare lì fermo perché quello ci converrebbe a tutti, arrivano, salgono in nave, ma non è possibile. Quindi, neanche in rada a Porto Empedocle, proprio perché neanche da lontano. Quindi certamente voglio dire tra Porto Empedocle e Lampedusa, e capisco anche le difficoltà della sindaca, perché tutti i sindaci, devo dire, che sono in primo piano di qualunque partito, non è importante, ma chi rappresenta un territorio ha comunque una responsabilità nei confronti dei propri cittadini. Quindi capisco pure le responsabilità e il senso di ansia che ha il sindaco di Lampedusa di Porto Empedocle, ma Lampedusa ha un attimino di pressione in più, questo credo che lo riconosciate pure voi, perché ha avuto nell'hotspot fino a quello
che dicevamo le polemiche 1003, quando poi ne arrivano nel giro di 2 giorni e tu devi risistemarli, non abbiamo diciamo, casomai la possibilità di collocare 1200 persone, cioè sono numeri importanti, dovendo noi assicurare il tampone, la separazione tra chi è Covid e chi non è Covid, cioè vi assicuro che è abbastanza complessa la situazione. Per quanto riguarda il patto, aspetti che non voglio perdere niente. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, allora i minori non accompagnati, che dice lei che stanno in effetti, ha ragione, è uno dei problemi. Due domande specifiche voglio fare la risposta. Allora, una per quanto riguarda i minori non accompagnati, dice: ma quelli non sempre sono minori non accompagnati, e tante volte, anzi, si dichiarano tali perché ovviamente hanno delle garanzie diverse e poi non lo sono a vista. Ma là noi abbiamo un decreto ministeriale risalente dove risulta che laddove ci sono dei fondati dubbi, e ci possono essere, c'è il Tribunale dei minorenni che poi deve disporre delle verifiche specifiche tramite un collegio medico. Quindi non è che noi possiamo prendere il minore, riteniamo che non abbia titolo perché anziché 18 può averne 25 di anni, e tante volte le do ragione, però ci stanno delle procedure differenti, quindi pur riconoscendo quello che dice lei, però purtroppo ci troviamo di fronte a delle procedure che noi dobbiamo necessariamente osservare, essendo poi la competenza del magistrato che deve poi definire queste situazioni. Quindi non possiamo farlo noi né come forze di polizia né altro. Per quanto riguarda i controlli dei valichi minori, anche su questo volevo rispondere. Allora, parlando in sede di riunione, hanno stato detto che in effetti soprattutto le forze di polizia presenti, perché io ho fatto venire con me il direttore centrale per l'immigrazione, mi diceva: guarda, che chiudere i valichi minori, secondo noi, siccome sono tanti, perché sono circa 22-24, questo era il numero che avevano dato, noi possiamo fare delle operazioni su queste strade, strada 56 e 54. In effetti, le voglio dire che il primo giorno di controllo, perché dopo la visita che ho fatto, che abbiamo stabilito tutta una serie di controlli da porre in essere, proprio ieri, che era il primo giorno di controllo da parte del settore di Gorizia, durante un posto di controllo proprio su questa strada 56, direzione Udine, è stato intimato l'alt a una macchina Galaxy, Ford Galaxy, con targa italiana, ed è stato tratto in arresto un cittadino serbo che aveva con sé 10 stranieri Bangladesh, privi di documenti. Quindi adesso stiamo facendo tutti gli accertamenti, è stato arrestato, quindi è la prima volta che noi riusciamo a bloccare proprio su queste strade, perché da ieri sono iniziati i controlli. Noi riteniamo che anziché chiudere questi valichi minori, che sono soprattutto strade di campagna, strade diciamo nei boschi, allora le forze di polizia, abbiamo mandato i militari anche per presidiare ulteriormente, abbiamo incentivato anche quella che è l'attività che noi abbiamo diciamo, congiuntamente alle autorità slovene. Quindi stiamo intensificando e abbiamo un ottimo rapporto, perché addirittura c'è un accordo per cui fino ad oggi si poteva fare la riammissione soltanto se eri nell'ambito, se venivi preso nell'ambito di 10 km, ora anche oltre 10 km. E questo è importante perché tante volte non li troviamo oltre, casomai nel centro di una città. È capitato, l'abbiamo letto sui giornali, lo sapete tutti voi. Quindi questo, secondo me, anche questo accordo aggiuntivo che abbiamo fatto è nello spirito di massima collaborazione con le autorità slovene. Per quanto riguarda ecco, allora volevo dire, per quanto riguarda quello che è il patto dell'asilo, perché anche su quello
Allora, lo dicevo poco fa, voglio leggerla con uno spirito positivo, nel senso di inizio di un'attività che noi poniamo in essere, ma credo che ci sarà da lavorare e da trattare tanto, perché quello che noi avevamo chiesto e che è stato sempre un obiettivo, che il superamento di Dublino come stato di primo arrivo non lo vediamo ancora completamente. Però diciamo che anche il riconoscimento di uno status particolare di chi viene raccolto in mare, diciamo che viene introdotto una tutela particolare, soprattutto un principio di redistribuzione dei migranti che dovrebbe essere obbligatorio, però qua, ripeto, l'abbiamo appena avuto, è un libro così, quindi diciamo le prime impressioni sono da una parte positiva, perché comunque c'è un'apertura, da un'altra parte di attendismo, perché vogliamo capire bene quegli aspetti che secondo noi ci sono da approfondire e che sicuramente sono da migliorare, questo non c'è dubbio, perché soprattutto per quanto riguarda la redistribuzione dei migranti, anche di quelli che hanno i migranti economici, perché poi diciamo quelli che hanno più difficoltà ad essere ricollocati perché poi devono essere rimpatriati. Anche sulle procedure di rimpatrio europeo, devo dire che ho delle, Dio mio, ben vengano, però non so poi fino a che punto possano essere effettivamente efficaci, perché dare questa responsabilità del rimpatrio a stati membri diversi da quelli di sbarco, vorrei vedere anche quali sono gli aspetti non solo di ordine pratico, ma anche di carattere giuridico proprio, che mi sembrano un po' difficilmente coniugabili con un'efficienza e una rapidità soprattutto. Ecco, quindi questo è. Per quanto riguarda, vediamo se ho risposto a tutto. Mi pare che. Che cosa? Ah, ecco sì, per i minori stranieri, me lo dimenticavo, noi abbiamo fatto adesso due avvisi pubblici, ma io lo preannunciai già a Trieste quando andai, perché disse ai comuni, è vero che voi avete questo impegno sui minori, perché ci ritroviamo su tutto quello che ci siamo detti, però partecipate ai bandi che noi facciamo, perché quello vuol dire avere anche le risorse necessarie, e noi abbiamo fatto due bandi appena pubblicati per 1904, perché la regione Friuli è l'unica regione che non ha neanche la partecipazione a un bando mai in questo periodo, non hanno mai partecipato. Quindi abbiamo chiesto, dice, verificate questa possibilità, perché questa vi consentirebbe anche di avere delle risorse. Appena partito il bando Questo con. sarà Va il rinforzo a 20 bene, quindi questo è quanto. Mi pare che. Migliori 20 miglia, i voli miglia e aggiuntivi l'abbiamo. rinforzi. I Sì, sono rinforzi che 25. abbiamo mandato 95 persone di rinforzo a 20 miglia, non so chi l'aveva chiesto 20 miglia. Magari. Mi pare che le domande che io mi ero segnate sono queste. Avete qualche altra cosa da. Ma poi, Ministro, se posso, per quanto riguarda i rinforzi e le richieste di potenziamento delle forze dell'ordine, è un'esigenza che mi sento di esprimere anche a nome del Comitato, a meno che qualcuno si voglia dissociare, però anche nelle missioni che abbiamo avuto in Quelle Sicilia, anche in sono altre parti d'Italia, importanti. è una richiesta che arriva dai sindacati polizia, dagli operatori, anche da prefetti e questori, è una insomma, necessità e Ma questo richiesta, non lo so è richiesta bene. I numeri diffusa. sono quelli, perché Anche ogni volta fuori microfono le i numeri chiedo. sono purtroppo quelli. Allora, se li devi spostare, la coperta è corta, come voglio dire, perché noi abbiamo roba di 98.000 persone su un organico di. Se voi parlamentari ci aiutate anche a fare un aumento, diciamo, non aumento di organico, a coprire gli organici che noi abbiamo vuoti, e ben sarebbe per tutti quanti noi. Quindi,
bisogna trovare le risorse necessarie e in questo momento purtroppo la coperta è corta, quindi togli da una parte e metti da un'altra. E io ho voluto dare, vi dico la verità, abbastanza prevalenza in questo periodo, soprattutto estivo, a quelle che sono le regioni che hanno avuto un maggior impegno, quindi il Friuli per quanto riguarda la rotta balcanica e la Sicilia perché per le, ovviamente per tutti questi arrivi che ci sono stati. Almeno in questo periodo ci siamo concentrati un po' su queste regioni. Poi è ovvio, tant'è che come militari, io spero adesso abbiamo dei militari che voi ricorderete che ci sta un'aliquota di strade sicure che è 7.050 e che poi per il Covid abbiamo preso altri 753 se non sbaglio, che vanno a terminare al 15 di ottobre. Quindi questo secondo me è un... potrebbe essere un problema perché se dobbiamo verificare e sperare che questi vengano prorogati e noi ci muoveremo in questi termini. Rivolgo l'appello del Ministro, lo trasmetto in particolare ai colleghi di maggioranza che in ambito parlamentare chiaramente sono più influenti rispetto alle decisioni che possono essere prese. Ha citato la Sicilia e l'ambito del Friuli Venezia Giulia. Io le aggiungo rispetto ai potenziamenti dei militari e operazione strade sicure, abbiamo parlato di come quello che è successo, lì sono operativi 15 militari in città nel capoluogo dell'operazione strade sicure, parlando a Como, giusto Ministro, parlando con anche col territorio, proprio con gli agenti, i sindacati di polizia. Sarebbe utile un incremento anche in quell'area, dato che si tratta proprio di provincia di confine. Vorrebbe dire togliere, perché rispetto, cioè Como, guarda, io me lo ricordo benissimo, parliamo dei tempi, gli anni passati, quando effettivamente c'era la stazione, ci ricordiamo tutti, la stazione piena da Chiasso, eccetera. Poi in questo momento è una situazione più tranquilla. Cioè oggi, se vogliamo vedere la differenza tra il Friuli e quello, do ragione a lei, perché tra il Friuli e Como c'è un po' di differenza. Allora, se noi abbiamo un'aliquota da portare su tutto il territorio nazionale, dobbiamo veramente, avendo aliquote comunque ridotte, perché il territorio, cioè l'Italia è lunga, quindi si tratta di vedere a quale dare la prevalenza. E noi, ripeto, la scelta che ho ritenuto di fare di dare in questi 3 mesi estivi la prevalenza a realtà. Poi vediamo ovviamente in corso d'opera se cambiano anche sistemi e flussi. Grazie Ministro.